Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda la nostra quotidiana rassegna stampa. Iniziamo però non dalle prime pagine come di consueto, ma con un aggiornamento che riguarda il terremoto, perché nella notte, precisamente alle 3:34, c'è stata una nuova scossa di magnitudo 4.3 registrata in provincia di Perugia ad una profondità di circa 11 km e quanto si apprende, lo vedete dal sito dell'INGV, il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica di Roma. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione nella zona di Norcia e molte persone sono scese in strada, ci sono state scene di panico, ma non risultano fortunatamente feriti. Questo è quanto ribadisce anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, precisando che vi sarebbero stati dei piccoli crolli sulle mura antiche della città e in altri punti già danneggiati dalle precedenti scosse. Ovviamente verifiche più approfondite saranno condotte nel corso della mattinata. E adesso invece passiamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo dalla prima dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Respinto l'attacco alla mafia, falso pentito di 'Ndrangheta avrebbe tentato di ricostruire la cosca tra Montesilvano e Vasto. Maxi blitz dei carabinieri, 14 arresti e oltre 100 indagati, stroncato un traffico di droga e armi. E poi il terremoto, danni in 39 comuni per quanto riguarda la regione Abruzzo, e c'è l'allarme scuole. D'Alfonso consegna la lista nera al commissario Errani, che ieri ha visitato Montereale in provincia dell'Aquila. Seconda uscita per quanto riguarda il neocommissario alla ricostruzione Vasco Errani, seconda uscita che è stata proprio nella nostra regione dopo la visita due giorni fa ad Amatrice. Andiamo avanti con la lettura del giornale e c'è un richiamo a pagina 41 di una notizia importante che riguarda l'antimafia. Roberti, il procuratore nazionale, dice che la malavita punta agli appalti, bisogna avere massima attenzione nella ricostruzione post-sisma del 24 agosto, così Franco Roberti. Scendiamo a centropagina, la cronaca nera, morto Rodrigo Del Monaco, sindacalista si schianta in moto dopo il comizio accaduto ieri a Pescara. E poi Poltrone, manager H, i sindaci diffidano Lato, ipotesi conferma per Di Baldassarre. La lettera è firmata da 21 sindaci dei comuni soci dell'H, alcuni di centrosinistra, ed è una clamorosa diffida nei confronti del Lato, cui si contesta la sospensione dell'avviso pubblico per la nomina del nuovo amministratore, un'ingerenza in scelte di stretta competenza dell'Assemblea dei Sindaci e l'inizio della resa dei conti, che in un modo o nell'altro si concluderà sabato 10, giorno fissato per la nomina del manager H. I 21 sindaci sono una minoranza, ma comunque una solida base di partenza per inviare segnali chiari a chi, leggi d'Alfonziani, si ritiene voglia riportare l'H sotto il controllo del cosiddetto partito dell'acqua. Andiamo a vedere di spalla, furia animale, il dramma di Biscotto nelle fauci di Athos, questa è la notizia riportata di spalla. Il possente Athos, si legge, spadroneggiava, abituato come a comandare nella zona. Zeus e Biscotto sapevano della sua esuberanza, un po' lo temevano, un po' lo rispettavano, di sicuro sapevano bene di dovergli stare alla larga, ma quel peggio tanto volte temuto purtroppo è arrivato ieri. Il dramma si è consumato all'alba, erano le 6:30 quando Athos, pitbull di 2 anni, sfuggito al controllo del suo proprietario, ha trovato la forza di scavalcare il recinto in cui era rinchiuso nei pressi di un distributore di benzina in via Vestina a Montesilvano, ed è saltato nel giardino dei vicini.
Nel taglio basso, Lanciano, abusi all'ospedale, spuntano altri casi, presunta violenza sessuale di un infermiere del reparto di psichiatria del Renzetti contro una paziente. L'inchiesta fa tremare e prosegue per accertare eventuali connivenze. Andiamo invece adesso sotto la testata, nel taglio alto, concerto Bregovic a Pescara, jazz all'Aquila, la domenica delle superstar e poi il calcio con il Teramo che cerca il riscatto oggi in casa contro il Bassano. E ancora calcio, ma questa volta si parla di Serie A, Caprari, rivelazione Pescara, falso 9, posso fare di più, così il talento del Delfino. Adesso andiamo sulle prime pagine del centro. Andiamo a vedere anche le quattro edizioni provinciali del quotidiano dell'Abruzzo. Ladro preso in casa, subito libero, il titolo di apertura di Pescara. Il giudice scarcera il malvivente fermato dal padrone dell'appartamento. E poi l'abbiamo già visto in precedenza, il sindacalista morto nello schianto sulla Riviera Nord. Nelle cronache, accampamento e degrado sotto i palazzi sulla Riviera. E poi la protesta, pini tagliati, scatta l'esposto a procura e ASL. Nelle cronache di Popoli, popolese a Riccione, muore solo nella roulotte a 24 anni. E ancora a Penne, rischio crolli, scuola chiusa, il sindaco ordina lo sgombero della Giardini che è pericolosa. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo firmato da Domenico Ranieri, la bella storia dell'alpino Cesidio è il titolo dell'argomento di oggi. Andiamo sotto la testata, satira di cattivo gusto sul giornale parigino, le polemiche per la vignetta di Charlie Hebdo che infierisce sul terremoto, scrive il centro, un orrore, tutti contro Charlie Hebdo, stavolta la satira senza limiti del settimanale, la cui redazione parigina fu decimata nel gennaio del 2015 dai fratelli jihadisti Kouachi, ha preso di mira il terremoto in Italia. Vedete proprio la vignetta, un pezzettino della vignetta che è apparsa ieri su Charlie Hebdo, e la risposta alle polemiche odierne la vedete nella seconda vignetta con i vignettisti del settimanale satirico che insomma dicono che le case che sono crollate non sono state costruite da Charlie Hebdo bensì dalla mafia, e dunque questa è la risposta in buona sostanza di Charlie Hebdo, del giornale francese. Di spalla, Roma 5 Stelle, la sindaca Raggi tra lacrime e fuoco amico, e l'articolo di Maria Berlinguer sui problemi all'interno del comune di Roma. Andiamo avanti, 'Ndrangheta, arrestati 4 vastesi, è il titolo di apertura della pagina di Chieti Lanciano Vasto, San Salvo, azzerato il clan Ferrazzo, c'è anche un rivenditore di auto. E poi nelle cronache, schianto per i cinghiali, l'addio a Daniela sulle note di Vasco Rossi. Sempre dalle cronache di Lanciano, furia in municipio, assistenti sociali aggredite, arrestato una 28enne. E poi domani allo stadio di Chieti, partita di sera Langerini dopo 2 anni. Sempre a Chieti, scienze motorie e pochi iscritti, l'università 460 posti ma fanno domanda solo in 90. Andiamo sulla edizione teramana del centro. Braga, riparte il rebus della sede, edificio inagibile, sarà chiusa anche una parte dell'istituto Pascal, questo è quanto comunicato dalla provincia di Teramo. Poi nelle cronache la visita del commissario Errani verifica i danni del sisma in Abruzzo. E poi a Giulianova incontro col comune, scuolabus, la ditta Gaspari taglia una linea. E poi a Pineto la petizione pista ciclabile, 600 firme per dire no. E poi ancora la cronaca, market della droga in casa, arrestato un uomo di 55 anni nel quartiere Colle Atterrato di Teramo. Restando sempre a Teramo ma passando allo sport, a centropagina nella fotonotizia, il Teramo cerca la prima vittoria nell'esordio interno, oggi al Bonolis arriva il Bassano. Andiamo sulla pagina di L'Aquila Avezzano Sulmona, 7 edifici nel mirino di Cantone, Alto Aterno, indagine dell'anticorruzione sui lavori a chiese e palazzi, questa è l'apertura. Poi ritroviamo la visita di Vasco Errani a Monte Reale, Errani che ha detto ce la faremo, il commissario
per la ricostruzione ha fatto una ricognizione dei danni in Abruzzo nella riunione con i vertici della regione e i rappresentanti degli enti locali, riunione che vedete nella fotografia. E ancora nelle cronache la mobilitazione mamme dalle PM per chiedere scuole sicure nelle cronache di Avezzano. In Sulmona, assenteismo, Casini annuncia controlli a raffica e poi, lo dice la Cassazione, danni da animali possibile avere il risarcimento. Mentre a Carsoli, sorpresi in casa mentre confezionavano dosi, madre e figlio finiscono nei guai. Andiamo adesso a vedere la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. Inagibili le aule del Pascal, l'apertura, servono lavori strutturali per sistemare i danni del terremoto all'istituto tecnico. E poi l'iniziativa della città, rischio sismico, altre due mappe, oggi Teramo Est e Porta Madonna. Mentre a centropagina i dossi pedonali distrutti un anno dopo la posa, tutti da rifare. Sulla fotografia questo è il titolo. Scendiamo sotto la fotonotizia, niente lavori, chiusa la scuola media, ad Isola fondi stanziati e poi dirottati altrove, è polemica. Di spalla, grande Italia, giovedì notte sparirà il gazebo della discordia. Giulianova, scuola, bus, un altro buco nell'acqua, Pineto. A Pinetina si scende a più miti consigli. E poi nel taglio basso la lettera, se questo è un malato senza diritto alle cure e nemmeno alla pietà. E ancora il libro, Fondazione Menegaz, storia e opere nel nome dell'arte e della poesia. Questo per quanto riguarda i titoli delle prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale, iniziamo dal Corriere della Sera. Flessibilità, pochi margini, l'intervista, il vicepresidente dell'Unione Europea, più deficit, accettabile in parte se il prodotto interno sale meno. Il monito di Dombrovskis, l'Istat, crescita zero, Renzi dice il paese marcia. E poi c'è l'editoriale di Dario Di Vico, il PIL e le tasse, realtà dei numeri ed impegni, questo è il titolo dell'articolo. E poi a centropagina troviamo invece la crisi a Roma, la sindaca, i poteri forti non ci fermano, Raggi ora riesamina tutte le nomine, si riapre il caso Muraro. Un'altra notizia di cronaca, nella fotonotizia esce da San Vittore ma non viene portato in comunità per un errore, perse le tracce del picchiatore seriale, si tratta di un DJ 23enne spagnolo. Nel taglio basso Charlie Hebdo scherza sul sisma e sui morti italiani, questa la notizia che abbiamo già approfondito in precedenza sul centro. Andiamo sulla Repubblica, il PIL delude, per l'Italia crescita zero, fermi nel trimestre, solo più 0,7% l'anno, Renzi, la nostra è una lunga marcia. E poi c'è la vignetta di Altan che scherza su quanto sta accadendo nel comune di Roma. Dove cacchio è finito il manuale per governare Roma? Questa è la vignetta della sindaca Raggi che cerca il manuale tra le carte nella sua scrivania. E poi la notizia, Roma nel caos, Raggi spacca i 5 Stelle, Minenna con lei c'è gente sbagliata. Andiamo sul Sole 24 Ore perché è la notizia di ieri, insomma, del dato sulla crescita. È una notizia importante, PIL secondo trimestre fermo a zero, salgono i servizi, cala l'industria, Padoan la crescita c'è ma è debole, l'Istat conferma la stima ma alza a 0,8% il tendenziale dallo 0,7%, insomma un decimale cambia poco, la crescita acquisita per quest'anno. E poi, come da subito dopo il terremoto fa il Sole 24 Ore, c'è un focus proprio sul sisma, linee guide dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, controlli snelli sugli appalti per l'emergenza. C'è poi una notizia, tornando all'economia, che riguarda le banche, banche pressing per le fusioni, d'accordo i banchieri, istituti più grandi per recuperare redditività. Anche ieri anche Renzi da Cernobbio ha sollecitato, insomma, le banche a fare di più. Il Messaggero, Raggi un altro assessore in bilico, così apre il quotidiano romano, dopo la scossa delle 5 dimissioni, il caso Muraro potrebbe arrivare
la conferma che è indagata. Il sindaco costretto a verificare nomine e stipendi dello staff. Gelo Grillo, niente blitz a Roma. E poi la vignetta di Charlie Hebdo, anche la Francia condanna le vignette della rivista, è un terremoto all'italiana, rabbia per lo sfregio di Charlie, governo francese che si è affrettato a dissociarsi da quanto scritto da Charlie Hebdo. E poi PIL crescita zero nel trimestre, Renzi, ma l'Italia non è ferma. La Stampa adesso, Renzi sulle banche, devono dimagrire, l'Istat crescita zero, il Premier troppi sportelli e poltrone, a fine anno il PIL sarà più alto del 2015, così il Premier. E poi a centropagina la fotonotizia tra i cecchini nel regno di Al-Nusra, sul fronte della città di Idlib, dove i veterani di Al-Qaeda costruiscono il loro emirato. Andiamo ancora avanti, il Fatto Quotidiano, Fertility PIL sempre crescita zero, ma arriva il regalo a Marchionne, i gufi dell'Istat, nonostante le pressioni tutto fermo anche nel secondo trimestre. Il governo nei giorni scorsi aveva fatto filtrare dati positivi che poi anche secondo il giornale non si sono rivelati tali, e mentre anche Exor, la cassaforte del gruppo Fiat, se ne va in Olanda, Lotti trova i milioni per assicurare alla Ferrari e soprattutto alla Fiat il GP di Monza, sport e propaganda a braccetto, questa è la critica del Fatto Quotidiano. E poi c'è una notizia che riguarda il lavoro, Jobs Act, il primo bilancio, l'articolo 18 si poteva lasciare svelati i numeri, i numeri solo favorevoli, dicono balle dal governo secondo il Fatto Quotidiano. Andiamo sul Tempo, Gesui Amatrice, riprendendo il Gesui Charlie che circolava dopo l'attentato che viene insomma ripreso in maniera sarcastica dal quotidiano Il Tempo, che riporta la vignetta incriminata e poi dice: cari francesi, una vignetta così vi avrebbe fatto ridere, con Tartarra la Parisienne rispetto alle vittime che ci sono state negli attentati proprio a Charlie Hebdo. Andiamo sul Libero, tanti saluti all'accoglienza, non si sa più dove mettere i profughi, si cambia argomento sulla prima di Libero, arrivano ogni giorno troppi stranieri, riusciamo a salvarli in mare ma non abbiamo i mezzi né le strutture per dare loro una sistemazione, le città sono diventate dei dormitori a cielo aperto, i cittadini sono esasperati. Andiamo adesso sul Giornale, le vignette shock sul sisma, non siamo Charlie Hebdo, difenderemo sempre il diritto di fare satira, scrive il Giornale, ma offendere i morti è disgustoso e non fa ridere. Polvere di 5 Stelle, l'apertura dell'Unità, fai dei grillini, incapacità di governo, servizi pubblici allo sbando, ombre nere del passato, la sindaca senza idee né programmi per la città, e si rivoltano anche i suoi elettori. E poi a centropagina il terremoto, ecco il piano Errani per far ripartire imprese e scuole, Errani che ieri è stato in Abruzzo. Il Manifesto, la decrescita infelice sulla foto di Renzi, crescita zero, consumi fermi, investimenti al palo nel secondo trimestre, l'Istat scatta un'impietosa fotografia dell'economia italiana e gela le aspettative propagandistiche del governo, ritoccate di poco le stime annue del PIL, Renzi ammette meglio del 2015 ma c'è ancora molto da fare, sul referendum costituzionale se vince il no non casca il mondo, ricordiamo che Renzi aveva detto nel caso in cui avesse perso il referendum si sarebbe dimesso, vedremo cosa accadrà. Poi il terremoto, le verità sotto le macerie, bufera sulle vignette, ovviamente le verità riguardano le carte che cercano gli inquirenti sotto le macerie dei palazzi crollati per accertare le responsabilità. Poi sgravi solo per i giovani del sud, l'Istat conferma, PIL fermo, Renzi no, l'Italia cresce ma ancora non basta, nella manovra ha previsto il taglio dei contributi dovuti a chi assume gli under 29 nel mezzogiorno, questa è la notizia
principale del Mattino, la Gazzetta del Mezzogiorno, il PIL non soddisfa Renzi, il Premier il 2016 si chiuderà meglio del 2015, ma non basta, la Raggi a Roma cerca nomi, diamo fastidio ai poteri forti. E poi l'energia, un coro di consensi all'Eni Verde al sud, dalla Basilicata a Taranto, applauso alla svolta, apprezzamento anche per la spinta al dialogo. E questa è la notizia che riguarda appunto il sistema energetico nazionale. Il secolo XIX, Renzi accelera su banche e sviluppo. E poi l'inchiesta sugli appalti, due scosse in Liguria, anche in Liguria è paura, tra le macerie caccia le carte dei furbetti. Andiamo sul Gazzettino, l'economia, crescita zero, Renzi, ma la ripresa c'è, sempre per quanto riguarda i dati sul prodotto interno lordo nazionale. Adesso, prima di passare al meteo, andiamo sui quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Le nostre pagelle dei top club, Juve, Euro o mai più. Nella corsa Champions, Allegri ha nuovi campioni, la miglior difesa e soluzioni tecniche per lottare con Bayern, Barça, Real, PSG, Atletico e altre squadre. Parla Witzel, mi sentivo già bianconero, ne riparliamo presto. Scusate. Sotto la testata, le Mercedes prenotano Monza, ma la Ferrari col motorone può dire la sua, Ferrari subito dietro le Mercedes. E poi il Corriere dello Sport, un calcio folle, Ballardini via dopo appena due turni per quanto riguarda il Palermo, che cambia nonostante il pari esterno con l'Inter, Zamparini lascia perché abbiamo solo 14 nazionali in arrivo, De Zerbi. L'intervista esclusiva poi, la carica di Montella, Milan ora sveglia, sono contento ma ci manca rabbia, prenderò i voti dalla stampa ai giocatori per motivarli, Mati, lui voleva venire qui. E ancora andiamo su Tutto Sport, Juve mercato mai visto, la campagna acquisti di quest'estate sfida quelle del 2001 e del 1957, lettori dite la vostra votando sul sito del giornale. E poi avevo già scelto il numero 28, insomma si approfondisce il perché Witzel non sia arrivato alla Juve, e invece sotto la testata il Torino, Hart il segreto, il cricket, questo per quanto riguarda il portiere della nazionale inglese. Adesso andiamo al meteo come annunciato e ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Che tempo farà nel weekend a te? Ma diciamo Alfredo che sarà un bel fine settimana caratterizzato dal bel tempo, con temperature massime in ulteriore aumento, perché la nostra penisola attualmente è interessata da un'area di alta pressione che favorirà ancora nelle prossime ore condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con qualche annuvolamento sulle zone interne montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Non ci saranno particolari problemi anche nella giornata di domenica, tuttavia qualche annuvolamento in più ci potrà essere a ridosso dei rilievi, ma dalla serata di domenica l'alta pressione inizierà a cedere sulle regioni, a partire dalle regioni settentrionali, perché si avvicina a un nucleo di aria fresca di origine atlantica che raggiungerà dapprima la penisola scandinava e poi scivolerà verso sud, interessando in particolar modo le nostre regioni centro-meridionali adriatiche e quindi anche la nostra regione a partire da lunedì, anche se probabilmente si tratterà di un peggioramento con che si esaurirà in diverse fasi. La prima riguarda la giornata di lunedì, soprattutto nel pomeriggio sera, quando arriverà il sistema nuvoloso e inizieranno ad arrivare impulsi di aria fresca che daranno luogo a fenomeni di instabilità. Ci saranno dei rovesci, dei temporali in serata e nottata, qualche schiarita nella mattinata di martedì, ma successivamente il nucleo di aria fresca
si adagerà proprio sulla nostra regione, soprattutto nella giornata di mercoledì, e la situazione, questa situazione potrà favorire non solo rovesci diffusi ma anche temporali localmente di forte intensità, accompagnati anche da venti dai quadranti settentrionali rinforzati. Ovviamente l'arrivo dell'aria fresca darà luogo anche a una generale sensibile diminuzione delle temperature, quindi anche di 8-10 gradi rispetto ai valori che si registrano in queste e che si registreranno nel fine settimana. Quindi si prospetta una settimana caratterizzata dalla marcata instabilità al freddo, probabilmente con dei rovesci e dei temporali che proseguiranno fin verso giovedì, venerdì, almeno questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti. Poi probabilmente, ma qui andiamo oltre, diciamo, il periodo di previsione attendibile, diciamo così, poi forse nel fine settimana potrebbe esserci un miglioramento del tempo, ma è molto presto per saperlo adesso, quindi aspettiamo i prossimi aggiornamenti e seguiamo intanto l'evoluzione di questo peggioramento, che potrebbe, ripeto, dar luogo a fenomeni di forte intensità, quindi sia nella serata di lunedì e sia nella serata di martedì sussiste la possibilità di forti temporali, raffiche di vento, insomma una situazione da monitorare, Alfredo. Giovanni, ovviamente forse è presto per questa domanda, però potrebbero esserci anche problemi, allagamenti, insomma sappiamo che soprattutto sulla costa quando arrivano questi forti temporali insomma c'è abbastanza preoccupazione da questo punto di vista. Sì, Alfredo, è un rischio da non sottovalutare, perché il peggioramento stavolta arriverà proprio dai quadranti nord-orientali, da est a nord-est, quindi laddove non abbiamo noi protezione, quindi ci espone ancora di più all'arrivo di questi fenomeni che saranno favoriti appunto dallo scorrimento di aria fredda proprio sui mari, i mari che offriranno energia sotto forma di vapore acqueo che si tradurrà in fenomeni temporaletti, quindi è un rischio da non sottovalutare, potrebbero esserci sia precipitazioni intense localmente anche persistenti, soprattutto da martedì sera e nelle 24-36 ore successive. Insomma, poi ripeto, la situazione è in evoluzione, non possiamo avere i dettagli adesso, ma li avremo sicuramente nei prossimi aggiornamenti, Alfredo. E allora grazie a Giovanni De Palma per essere stato con noi anche questa mattina. Vi ricordo i riferimenti per essere sempre aggiornati sul meteo: il sito di abruzzometeo.org, eccolo qui messo in onda dalla regia di Maurizio Da Qui. Andiamo a vedere anche le pagine Facebook, quella personale di Giovanni De Palma, la vedete in questo istante, e poi la pagina Facebook di Abruzzo Meteo. Grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Prima della pausa pubblicitaria vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto questa rassegna stampa: le due scosse di terremoto che ci sono state nella notte, e precisamente la più forte alle 3:34 nella zona del Perugino, dei piccoli crolli per il momento questi sono verificati nella zona delle mura antiche di Norcia, si sono verificati anche, come ha confermato il sindaco. Vedete la scossa di magnitudo 4.3, la più forte, mentre l'altra è stata di 3.0 a 11 km di profondità, terremoto localizzato dalla sala sismica dell'INGV di Roma. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti, ovviamente continueremo a monitorare la situazione. Intanto ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte del programma. Di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Allora riapriamo i quotidiani regionali, ripartiamo dalle pagine Abruzzo e in particolare da quella del Messaggero. Pistole, bombe e cocaina, l'andrangheta in Abruzzo, stroncato il tentativo di ricostruzione del clan Ferrazzo, 25 custodie cautelari, le basi malevitose a Montesilvano, Vasto e San Salvo. Questa l'inchiesta della procura antimafia dell'Aquila, e vediamo anche il doppio gioco di Eugenio, boss pentito, il personaggio al centro di questa
di questa inchiesta che si è conclusa ieri, denominata Isola Felice. Allora andiamo a seguire insieme il servizio di Fabrizio Occhionero della redazione di Telemolise. Un'associazione di tipo mafioso che aveva messo radici in Abruzzo e in Molise, traffico di droga, soprattutto cocaina e di armi, estorsione e altri reati, con attività criminali estese anche nelle regioni limitrofe all'estero, in particolare nei paesi dell'America Latina. Coinvolti a vario titolo elementi di spicco del clan Ferrazzo di Mesoraca, centro in provincia di Crotone. Tutto è finito nella rete della Procura Antimafia e sfociato nell'operazione Isola Felice, che ha coinvolto oltre 200 carabinieri in altre 4 regioni, Calabria, Sicilia, Lazio e Marche. Notificata un'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale dell'Aquila a carico di 25 persone, 14 in carcere, 5 gli arresti in Basso Molise tra Termoli e Campomarino, 3 in carcere a Larino e 2 domiciliari. Per altre 3 persone è scattato l'obbligo di dimora. Sequestri e perquisizioni in attività commerciali, tra cui una pizzeria e una sala giochi. I vertici della presunta organizzazione e la base operativa sono stati individuati proprio sulla costa. Si tratta di Felice Ferrazzo e del figlio Eugenio, tutti e due agli arresti. Secondo la Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila, ci sono in sostanza consistenti elementi per affermare l'esistenza di un'associazione criminale di natura ndranghetista con base tra San Salvo, Campomarino e Termoli e composta sia da calabresi che da siciliani che da persone della zona, per lo più appartenenti alla piccola criminalità abruzzese e molisana, che nel tempo si sono affiliati alla criminalità organizzata. Un'affiliazione che, stando alle indagini, avveniva tramite emblematiche cerimonie che prevedono giuramenti davanti a santini e altre immagini sacre, insieme ad altri rituali di chiara matrice pagana. Questa cosca calabrese, questa 'ndrina facente capo ai Ferrazzo, si era insediata in Abruzzo inizialmente, dopodiché aveva iniziato a operare secondo le modalità tipiche dell'ndrangheta, ricostituendo un proprio gruppo. E questo gruppo si era esteso non soltanto all'Abruzzo, ma anche alle regioni vicine, in particolare al Molise, ma non soltanto, riallacciando anche i contatti con la casa madre, quindi con la Calabria, con le altre cosche dell'ndrangheta calabrese, ma anche con la criminalità organizzata pugliese e siciliana. La difficoltà maggiore qual è stata durante l'impresa? La difficoltà maggiore è stata proprio quella di seguire questi personaggi non soltanto appunto nella regione Abruzzo, ma in tutte le regioni in cui si stavano insediando, capire qual era il loro modus operandi, capire innanzitutto i canali di approvvigionamento dei soldi, che abbiamo scoperto essere appunto il traffico di armi e di droga, e come venivano poi dopo reimpiegati questi soldi attraverso il riciclaggio tramite l'acquisizione di società in maniera legittima, però utilizzando soldi provenienti di altri reati. L'operazione antimafia rappresenta anche l'epilogo di un'inchiesta partita a Campobasso su iniziativa della Procura del Capoluogo all'indomani del ritrovamento di un arsenale, armi nascoste in una macchina trovata in un garage di Termoli nel 2011 e che portò proprio Eugenio Ferrazzo, 38enne di Mesoraca, una vicenda per cui fu condannato a 12 anni in primo grado, ridotti a 6 in appello. Le indagini condotte allora dal procuratore Armando D'Alterio e dal sostituto Rossana Venditti hanno approfondito, grazie alle intercettazioni, i collegamenti dell'uomo con la malavita abruzzese e i contatti di suo padre con gli stessi ambienti in Calabria. Da qui è iniziata una collaborazione investigativa con la Procura dell'Aquila. Gli elementi di prova raccolti hanno fatto spostare il cuore delle indagini in Abruzzo, senza però tralasciare il Molise. Altri episodi sono stati segnalati a San Salvo e in altri centri. Tutto è sfociato nella maxi operazione che ha coinvolto quasi 150 indagati. Oltre a riciclare nelle attività commerciali, come è stato ricordato prima, svolgeva anche un'attività di riciclaggio attraverso un'attività imprenditoriale. Infatti, imprenditoriale nel settore edilizio, infatti era dedita al reimpiego di capitali nella Molise Costruzioni SRL. Le società a responsabilità limitata, dedite diciamo, a attività edilizie, sono molto facilmente permeabili attraverso diciamo, iniezioni di capitali mafiosi dalle organizzazioni mafiose. E dunque, con riferimento anche alle vicende più attuali della ricostruzione post-terremoto dell'Italia centrale, bisogna sempre monitorare queste società per
impedire che si infiltrino nella ricostruzione pubblico-privata, anche in questo caso del post-sisma nell'Italia centrale, società che abbiano rapporti, collegamenti, cointeressenze con le organizzazioni mafiose. Il procuratore nazionale antimafia Roberti ci introduce al prossimo argomento della nostra rassegna stampa, proprio il terremoto. Vi ricordo che nella notte, precisamente alle 3:34, c'è stata una nuova scossa di terremoto in provincia di Perugia ad una profondità di 11 km, magnitudo 4.3, distintamente avvertita dalla popolazione che è scesa in strada con scene di panico soprattutto a Norcia, dove ci sono stati dei crolli che però riguarderebbero, almeno queste le notizie al momento, soltanto l'antica cinta muraria, che peraltro era stata già danneggiata dai precedenti terremoti. Altri crolli ci dovrebbero essere, ma in strutture già danneggiate, e comunque non ci sarebbero feriti, queste almeno le notizie al momento, confermate anche dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Torniamo invece sul giornale, perché mentre la terra trema si continua ancora a scavare ad Amatrice, una nuova vittima, il corpo era sotto le macerie, sale a 295 il conto delle vittime del terremoto del 24 di agosto. E poi andiamo avanti, perché ci sono anche le inchieste non solo nel Reatino e nella provincia di Ascoli Piceno, condotte dalle relative procure, ma anche inchieste in Abruzzo. A Montereale, 7 edifici nel mirino di Cantone, nell'elenco dell'anticorruzione, gli ultimi lavori a comune, caserma di carabinieri, 3 chiese, una scuola e palazzo Farnese. Tra l'altro, ieri proprio a Montereale c'è stata la visita del neocommissario per la ricostruzione Vasco Errani, che ha detto ce la faremo insieme a ricostruire e a superare l'emergenza. Tra l'altro Errani ha sottolineato come il suo compito adesso sia quello di andare sul posto, ha detto il mio ufficio è qui nei territori per andare a verificare la situazione di persona. Ieri c'è stata, a margine della visita, anche una riunione con i vertici politici regionali e gli enti locali. Allora andiamo a seguire il resoconto della giornata nel servizio di Paolo Renzetti. Nella sua seconda uscita da commissario straordinario del terremoto, Vasco Errani oggi ha visitato l'Abruzzo, in particolare la provincia dell'Aquila, e è arrivato qui a Montereale nel primo pomeriggio in elicottero assieme al capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. È stato ricevuto dal presidente della regione Luciano D'Alfonso e poi si è trasferito in comune per una riunione operativa che è durata oltre un'ora. Sul tavolo gli interventi da mettere in cantiere proprio nelle zone terremotate, soprattutto in provincia dell'Aquila e in alcuni comuni della provincia di Teramo. La priorità è ricostruire, fare subito e ricostruire meglio di prima. L'altra priorità, le scuole. L'anno scolastico in Abruzzo si riaprirà comunque regolarmente. La scuola è una priorità assoluta. Garantire l'anno scolastico e l'apertura dell'anno scolastico è una priorità assoluta, e quindi su questo stiamo lavorando alacremente, laddove vi sono dei problemi. Molti problemi in tante località sono già stati risolti e adesso andiamo avanti. L'unico modello è il territorio, e l'unico modello è salvaguardare l'identità e la qualità dei territori e ricostruire, rispettando e valorizzando questa identità, meglio di prima. E questo è quello che faremo. Il commissario Errani ha detto che nella primissima parte del post terremoto la macchina della protezione civile ha lavorato al meglio, ha funzionato al meglio. Corriamo sempre il rischio del personalismo: da una parte non si vuole personalizzare, dall'altra parte si vuole personalizzare. Allora, non vogliamo chiamare il sistema di protezione civile? Va bene, cambiamogli nome. Il paese ha reagito bene. All'interno di questo sistema ognuno fa una parte, noi abbiamo fatto la nostra e tutti hanno fatto la propria. Quindi credo che non è un plauso al nostro lavoro, ma è un plauso al lavoro del sistema. È finita la riunione, cosa è uscito fuori?
Io sono molto soddisfatto del metodo, della essenzialità, della sobrietà e del carico di lavoro che abbiamo stabilito. Situazione in Abruzzo difficile, in provincia di Teramo e nell'Aquilano, però Lazio e Marche ovviamente stanno messe molto peggio. Noi siamo nella condizione di poter fare bene sia nella conclusione dell'assistenza che nell'attivazione della ricostruzione. Per quanto riguarda la questione scuole in Abruzzo? Abbiamo un preciso programma da mettere in campo, però che non coincide con questa sede di lavoro. Parlava il commissario Errani del fatto di far ripartire le imprese, le aziende che hanno avuto danni dal terremoto. Fortunatamente in Abruzzo parliamo di danni limitati, Lolli, però è una situazione comunque su cui la regione sta vigilando sin dall'inizio. Qui nell'Appennino si campa con difficoltà, già normalmente. Quei disperati che ancora resistono a vivere nei nostri paesi hanno puntato tutto sulla possibilità che il turismo fosse l'opportunità per far vivere i propri figli, e adesso quest'ulteriore botta, francamente io sono molto preoccupato. Naturalmente affronteremo questo problema in scala mano a mano che ci si presenterà, avendo intanto la necessità di affrontare problemi ancora più urgenti, che sono quelli di dare un alloggio alle persone sfollate, anche abruzzesi. E dunque queste le parole e insomma i temi trattati nella riunione a Montereale nella visita del commissario Errani. Noi proseguiamo con il sisma e ci spostiamo sulle pagine della città. I danni dal sisma al Pascal di Teramo, inagibile auditorium, palestra e aule, danni più gravi del previsto, serviranno lavori strutturali per sistemare una delle scuole superiori di più recente costruzione, tra l'altro erano stati effettuati proprio di recente dei lavori in questi plessi scolastici. Continuiamo a vedere insomma le pagine della città con altre foto dei danni. Comuni senza fondi per la sicurezza delle sedi scolastiche. La regione ha appena presentato al MIUR una lista di 157 interventi già finanziabili e avete ascoltato proprio il riferimento nelle parole del presidente D'Alfonso. E poi la città propone la mappa del rischio sismico a Teramo Est, con scuole, istituzioni, edifici privati che sono a rischio sismico, e anche nella zona di Porta Madonna, Tribunale, Campo Boario ci sono delle criticità. E poi ancora un sindaco incapace di programmare gli interventi, PD e Teramo Cambi attaccano sulla sicurezza delle scuole dopo i sopralluoghi dell'amministrazione. Questo per chiudere un po' la pagina dedicata al terremoto. Adesso andiamo sul quotidiano Il Centro, proseguiamo con la lettura della pagina Abruzzo. Scuola, il valzer delle cattedre, la carica dei prof che arrivano dal sud, sono 360, mentre 386 sono gli abruzzesi trasferiti al nord, ma ne mancano ancora 1500 e ci sono posti per il sostegno. Tra l'altro il ministro Giannini ha detto che per quanto riguarda invece i professori delle zone terremotate, che risiedono nelle zone terremotate, non ci saranno trasferimenti, proprio per non creare disagio su disagio. E poi turisti, rimanete in quattro lingue, iniziativa di Confesercenti davanti alle disdette post sisma, il calo è già del 15%. Avete sentito precedentemente anche il vicepresidente della regione Lolli fare riferimento ai problemi legati al turismo. E poi festa dei record Sevel con Marchionne, fabbrica aperta il 17 di settembre, invitati dipendenti con i familiari, talent show con la giuria di Canale 5 e la musica di Noemi. E poi per la De Cecco la produzione aumenta del 6%, bene la pasta integrale biologica e di Camut. Andiamo adesso sulle pagine di Pescara invece. E sempre sul centro la cronaca nera, tragedia sulla Riviera Nord, sindacalista muore in moto dopo la festa. Diego Rodrigo del Monaco era un operaio della Sevel e delegato della FIOM CGL, veniva dalla serata di Sel con Landini. Il dolore dei colleghi, era un combattente sempre in prima linea per la difesa dei lavoratori, e domani ci saranno i funerali alle 15 a Letto Palena.
Ladro bloccato dentro casa, il giudice lo scarcera subito, un cittadino affronta due malviventi sorpresi nel suo appartamento in via Bardet, uno fugge, il complice viene preso con il bottino ma dopo 24 ore torna in libertà. E dal comune un'altra notizia, torna il consigliere aggiunto, consigliere straniero, sarà eletto il 29 di ottobre. Mentre la Confcommercio dice che per il turismo serve un milione di euro di investimenti. Passiamo adesso sul Messaggero per andare a vedere qualche altra notizia dal pescarese. L'apertura della pagina di Pescara è sullo scontro per il cambio al vertice dell'ACA. 21 sindaci diffidano Lato, rivendicano il diritto dovere di nominare il manager ACA e considerano illegittima la sospensione dell'avviso pubblico. La lettera è firmata anche da esponenti di centrosinistra. Di Baldassarre, che non è candidato, può ottenere la riconferma. La guerra per l'ACA entra nel vivo in vista dell'assemblea che ci sarà il 10 settembre prossimo, convocata per nominare l'amministratore unico. Intanto la procedura non è stata rispettata, le contestazioni al manager uscente, il bando pubblico è stato reso noto senza informare l'organo di controllo che respinge accuse su presunti danni. E dunque è uno scontro destinato ad accendersi nei prossimi giorni, quello all'interno dell'ACA. Andiamo avanti, torniamo sul quotidiano Il Centro adesso per proseguire la lettura delle pagine di Pescara. Piante condannate a morte, esposte in procura e ASL per l'abbattimento dei pini. Possiamo anche mandare in onda delle immagini che abbiamo registrato proprio ieri nella zona dello stadio Adriatico Cornacchia, dove si stavano proseguendo i lavori di abbattimento di alcuni pini che per il comune sono ammalorati. Gli ambientalisti inaspriscono la protesta per fermare il taglio degli alberi. Nuovo blitz di Digos e vigili in via Pepe, vedete proprio le immagini. Polemica sulla relazione di un esperto, vedete le contestazioni fatte dal rappresentante degli ambientalisti Augusto De Santis in relazione anche alla sicurezza del cantiere di via Pepe. Possiamo tornare in studio per andare avanti con questa notizia. L'intervento degli architetti, il verde ha bisogno di manutenzione, questo dicono gli architetti. Andiamo avanti. Trasferiti al liceo classico i 240 studenti del Da Vinci. Dopo la manifestazione in piazza dei ragazzi, la provincia trova la soluzione. A disposizione 11 aule nell'edificio di via Venezia, la palestra invece sarà in comune. Andiamo ancora avanti con la lettura del giornale, andiamo sulla pagina di Francavilla dell'area metropolitana. Il cimitero diventa privato, nuove tariffe per i loculi a Francavilla, stoppa la municipalizzata Cosveca, la gestione passa alla De Francesco, centralizzati tutti gli interventi, ecco quanto si pagherà per tombe e cappelle. Poi allarme del sindaco a Francavilla, lunedì arriva il maltempo, rischio di allagamenti in città, e ne abbiamo parlato in precedenza nella fine della prima parte del programma con il nostro esperto Giovanni De Palma. E poi scendiamo nel taglio basso, i pensionati si tassano per Amatrice a Manoppello e poi la Madonna del Popolo, tre giorni di festa a Spoltore. Andiamo sulla pagina di Montesilvano, i disperati accampati sotto i palazzi, la denuncia dei residenti della Riviera, tanti dormono in strada e fanno bisogno all'aperto, il comune dice presto puliremo. E poi la tragedia, si lancia nel vuoto, muore a 35 anni un giovane originario di Roma, guardia costiera residente a Montesilvano. Sempre a Montesilvano, il pitbull a Zanne uccide un cane, i volontari del Dog Village, l'animale ferito lasciato agonizzante. A Città Sant'Angelo, a casa, il cane è scappato per il sisma, vagava tra il casello e l'iper. Andiamo ancora avanti. Penne, la paura dei crolli, il comune chiude la scuola, è pericolosa. Dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia, il sindaco riprende le perizie del 2011 e ordina lo sgombero della Giardini. A Turri Valignani invece, sopralluogo sulla strada provinciale 59 che è franata. Poi Popolese muore nella roulotte a Riccione, il cadavere scoperto da un gruppo di giostrai alcuni giorni dopo il decesso, da anni l'uomo viveva nel degrado. Nel taglio basso, a Serra Monacesca, i funerali del designer caduto dal muro di Castelmenardo, il paese dà l'addio a Di Vincenzo. Nella pagina di Chieti ritroviamo la notizia
che abbiamo già visto in precedenza, dell'operazione Isola Felice con gli arresti portati avanti ieri dai carabinieri che hanno sgominato il clan Ferrazzo, e poi Scienze Motorie a picco, solo 90 iscritti su 460 posti. Torniamo adesso sul Messaggero e andiamo ad approfondire anche altre notizie dalla provincia di Chieti. Per quanto riguarda medicina, aumentano gli iscritti, nel 1400 sognano il camice bianco, e poi il Ciapi, lavoratori e sindacati bocciano il piano di Lolli. Nel taglio basso, ladrinazione in tribunale, scattano le denunce per quanto riguarda il raid al tribunale civile di Chieti. E poi la Camera di Commercio, 7 milioni per lo sviluppo della provincia attraverso il Parco della Costa Teatina. E poi Lanciano Vastortona, violenze sessuali, altri casi nel mirino. Si allarga l'inchiesta che ha portato in carcere l'infermiere sessantenne, ombra di depistaggio e connivenze tra i camici bianchi tremano in tanti. L'arrestato dice: solo una dimostrazione d'affetto verso la paziente, un medico al telefono, da 20 anni fa così, ma non lo denuncio. L'avvocato: bastavano i domiciliari, ma il giudice parla di indizi di consistenza granitica. E poi ci sono le intercettazioni. A Taranta Peligno un 28enne muore davanti alla fidanzata, 2 minuti in casa per malori, la procura dispone accertamenti autoptici. E shock a Taranta Peligno per l'improvvisa morte di Mario Di Santo, 28 anni, avvenuta l'altra sera mentre era a casa della fidanzata. E poi Lanciano, il far west all'assessorato, arrestata la ragazza che ha, di 28 anni, che ha picchiato l'assistente sociale. Nel taglio basso, Fondovalle del Sangro, il collegamento in realtà, il Presidente della Regione ha detto che in 30 mesi dovrebbe essere completato il tratto tra Gamberale e Civita Luparella, questo per quanto riguarda i lavori. E poi Ortona, parcheggio, opposizione contro Minicucci, e a Vasto, rogo doloso nell'area della pista ciclabile. Adesso andiamo a vedere anche le notizie dall'Aquilano, rapidamente. La città del jazz solidale, tutti i big italiani alla maratona di domani. Fresu, vogliamo gestire noi il ricavato per le aree del sisma. Ospite d'onore Sergio Pirozzi, sindaco simbolo di Amatrice. Poi Cialente, nessuno è prigioniero, raggiungibili case, negozi ed uffici dopo la riperimetrazione della zona rossa. Nel taglio basso, SM, gli interinali, fateci restare. Poi super bollette e una pioggia di ricorsi. Ad Avezzano sul Mona, questa è la pagina, l'apertura della pagina. Ma e figlio filiera dello spaccio droga, i carabinieri sorprendono 7 persone in un casolare, erano tutti impegnati nel confezionamento e la distribuzione, sul tavolo c'erano un bilancino di precisione, sostanze per il taglio e numerose bustine per dividere le dosi. Nel taglio basso, studenti anche nella palazzina Ater, l'incontro con i dirigenti a Sulmona non è servito al sindaco per risolvere tutti i quesiti legati alla logistica degli studenti. Brevissimamente torniamo sulla città per andare a vedere anche qualche notizia dalla provincia di Teramo. A Isola del Gran Sasso, scuola chiusa 8 giorni dopo il terremoto. Il gruppo di sinistra per Isola chiede lumi sui ritardi e sul dirottamento dei fondi per la messa in sicurezza. 700.000 euro spesi, messi a disposizione per la messa in sicurezza, sono stati dirottati per il nuovo asilo. E poi i controlli, l'INGV piazza 5 sensori a Civitella, serviranno a monitorare i terremoti. Andiamo avanti, chiedo alla regia di rientrare in studio, andiamo avanti con la lettura del giornale e passiamo alle altre notizie dalla città. In Val Vibrata scompare dopo una discussione in casa, apprensione per un turista 18enne rintracciato nella notte a Giulianova. E poi ciclabile, il comune incontra il comitato, sulla pagina di Roseto Pineto a Tre Silvi. Per quanto riguarda Pineto, martedì il tavolo sui lavori da eseguire alla Pinetina Catucci. E poi invece a Giulianova, rimosse le radici killer all'Annunziata, dopo l'ennesima caduta l'amministrazione ordina di eliminare il pericolo. Adesso torniamo invece sul quotidiano
il centro e apriamo la pagina dello sport. Calcio di Serie A che è fermo per la pausa dedicata alla nazionale. E allora parla il leader del Pescara Campagnaro, che dice si può anche col falso 9. Il difensore Berghessio, ok, ma stiamo bene anche così. Il falso 9 è riferito a Caprari. La prossima partita sarà con l'Inter e si va verso il tutto esaurito, come potete leggere nella notizia in taglio basso. Lunedì scatterà la vendita dei biglietti per la sfida con i nerazzurri, 2 giorni di riposo alla squadra che si sta allenando senza i 5 nazionali che sono impegnati nelle partite di questi giorni. E poi il mercato degli svincolati, un difensore per Oddo e il Pescara su Diakité. Il club intensifica i contatti con il francese che ha vestito la maglia biancazzurra tra il 2004 e il 2006. Proposto l'ex laziale Zana, resta viva la pista Berghessio. Questo per quanto riguarda il mercato. Andiamo in Lega Pro, seconda giornata del girone B. Il Teramo vuole il riscatto all'esordio con i suoi tifosi dopo la sconfitta nella prima giornata. Al Bonolis alle 16.30 c'è il Bassano, il Diavolo è pronto a cancellare il primo KO. Zauli cambia dentro il rientrante Croce Boulevardi, Jefferson invece il neoacquisto parte dalla panchina. Il tecnico biancorosso terrà fuori Di Paolo, Antonio e Petrella rispetto alla gara di debutto a Lumezzane. Quello è stato un incidente di percorso, ora ci siamo preparati bene. Allora andiamola ad ascoltare Zauli. A prescindere dal Bassano che è un'ottima squadra, noi degli avversari parlo sempre poco, perché comunque oggi parleremo del Bassano, domenica prossima parleremo del Pordenone, insomma sono tutte, abbiamo visto il Lumezzane, e quindi se non faremo partite al 110% sicuramente puoi perdere con tutti. No, abbiamo parlato tantissimo del centrocampista perché era andato via Madio, ma da sempre ci eravamo detti che serviva un centravanti di stazza che potesse essere un'alternativa a Croce, perché noi nella nostra rosa, se manca Croce, non avevamo giocatori di struttura, di gamba, e quindi la punta era una priorità come centrocampista, anche se negli ultimi giorni avevamo spinto molto sul centrocampista perché a livello numerico non siamo tantissimi. Avevamo parlato sicuramente di sostituire Amadio con un giocatore importante. Non volevamo prendere un centrocampista giusto per prenderlo, perché è giusto secondo me che una società spenda i soldi quando si ha la piena convinzione. Il mio nome era quello di Baldassina, non nascondo, l'avevo già fatto. Ci sono stati problemi col Messina fino all'ultimo minuto, dove il ragazzo è stato, tra virgolette, insomma, vincolato da loro e obbligato ad andare alla Lupa Roma. Quindi in quel momento lì un giocatore importante del livello di Amadio, non parlo tanto tecnico perché lo sapete, ma a livello numerico, a livello di personalità non lo abbiamo trovato, e quindi va bene, ma la squadra è all'altezza della situazione. No, io già 20 giorni fa, se guardavate la mia squadra l'anno scorso, il nostro 4-3-1-2, quasi tutte le partite, tutte, gliel'ho detto anche a loro, finirevamo 4-3-3, perché io so benissimo che il 4-3-1-2 è un modulo molto dispendioso. L'anno scorso avevo giocatori davanti molto molto dinamici, nonostante quello spessissimo aprivo Venitucci, aprivo Margiotta e facevamo il 4-3-3 con Guidoni vertice, quindi fa parte del mio modo di vedere il calcio. Queste le parole di Zauli. Andiamo a conoscere da vicino anche gli avversari del Teramo. D'Angelo sarà dura, loro sono abituati a vincere. Il tecnico pescarese, la guida dei Veneti, Ammiro Campitelli, sì, ho parlato a lungo con lui a maggio. Andiamo avanti, perché domenica inizia il campionato di Serie D. Allora Chieti, Mariani fa le prove derby, Giacomini lunedì rivelerò le quote, sarò presidente, intanto pensiamo alla gara dell'Aragona, ha detto, ma senza fare proclami. E poi Stacchiotti, il Pineto partirà con il piede giusto nella prima d'esordio nel campionato di Serie D contro il Campobasso, Proietti titolare, preso intanto Marchese. Per quanto riguarda il San Nicolò, al Bonolis domani arriva la Fermana, occhio all'ex Amiternina Molinari. E poi per l'Avezzano, ingaggiato il giovane Deramo, alla vigilia del debutto l'esperto Venditti va via. L'ex Fiore dice darò tutto con la Vastese, l'attaccante ha vestito 2 anni la maglia del Chieti, ora gioco
per la mia città, così Nicola Fiore. L'Aquila invece al Gran Sasso a Concia, 1500 posti, l'Aquila corsa al biglietto per l'esordio del nuovo stadio. Nel taglio basso il ciclismo, colpo della GM Europa Ovini, ingaggiato il siciliano Parrinello. E poi i teramani Carlucci e Narcisi in nazionale dei sollevamento pesi, il Carta d'Ortona si corre il campionato regionale AC Sport. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito fino ad ora, vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto la rassegna, cioè le due scosse di terremoto che ci sono state nella notte nel Perugino, in particolare avvertite in maniera più forte a Norcia, la più forte delle due scosse, una di 3, l'altra invece di 4.3 di magnitudo alle 3.34, orario purtroppo quello delle 3.30 davvero critico, scossa ad una profondità di 11 km, avvertita come detto distintamente dalla popolazione che è scesa in strada. Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, però ha detto che ci sono stati danni ad alcune strutture già danneggiate dal sisma e alle mura antiche della città, ma fortunatamente nessun ferito. Poi nelle prossime ore vedremo gli approfondimenti tecnici. È tutto per quanto riguarda Mattino 6, che torna lunedì alle ore 7, la nostra informazione invece alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie ancora, buona giornata e buon fine settimana.